Benvenuti su Podcast Italiano. Guarda di qua. Sto guardando lì. Finalmente Davide ha deciso di usarmi come ospite, evidentemente non aveva finito le risorse. Oggi proviamo a capire dialetti italiani. Ho chiesto al mio pubblico italiano di mandarci messaggi in vari dialetti o lingue regionali italiane. Proveremo a capire cosa ci dicono le persone e a tradurre anche in italiano. Sei pronta, Erika? Pronta a vincere. Tu parli dialetti italiani? No. Come no? No. Neanch'io, in realtà. Ma prima di incominciare, volevo dire un paio di cose. La prima è che non sono riuscito a mettere tutti i messaggi che mi avete mandato perché alcuni sono arrivati dopo che avevo già registrato il video, ma grazie davvero a tutti comunque per avermeli mandati. La seconda è che il video è venuto molto lungo, quindi ho deciso di fare una prima parte con i dialetti del nord e poi, se vi piace, farò la seconda parte con quelli del centro e del sud. La terza è che voglio ringraziare Sonia Candy per avermi permesso di rubare palesemente quest'idea da un suo video in cui tra l'altro c'ero anche io e magari l'avete visto. Questo è un messaggio da Elettro. Mi so a sé, se a sa, a sé, pe sa, a sa, sissa. Difficilissimo. Questo è già uno, chiaramente uno scioglilingua. Non hai chiesto cose in particolare. No, non ho chiesto niente, ho lasciato carta bianca. Ok. Mi so a sé. Secondo me questo è io sono così. Ah, com'è, sì. Forse è un po' spagnoleggiante la mia interpretazione. Oh, io sono seduto. Se a sa, a sa, a sé. Se a sa, a sa, a sé. Io sono qua, se qua è qua. Io sono seduto, se la Sara. Io sono seduto, se la sedia sta seduta, vai avanti. Pe sa, a sa, sissa. La sedia sta seduta. Toro seduto. Troppo difficile. Abbiamo la trascrizione in genovese, partiamo dalla trascrizione. Ah, la salsiccia. Ma dici? Ah, sa sissa, per forza la salsiccia. Ma Genova. Io so abbastanza, se il sale sarà abbastanza per salare la salsiccia. No, però a mia discolpa vuol dire che non capisco neanche in italiano cosa voglio dire. Sì, ma questo è uno dei classici sciogli lingua che di fatto non vuol dire niente. La lingua è 90% contesto. Sempre sul genovese. Dai, rifacciamoci col genovese, adesso è lo stesso. Francesco, spero non sia lo stesso della salsiccia salata, perché sennò... E giù posto il preveruso, un cupo pinne musto, pigio cupo bevi un musto, posso cupo giù posto il preveruso. Ci veloce, in giù posto il preveruso, un cupo pinne musto, pigio cupo bevi un musto, posso cupo giù posto il preveruso. Innanzitutto questa è una lingua slava, non è genovese. O portoghese. Avrei dovuto dire no scioglilingua. Ora sono tutti scioglilingua. E giù posto il preveruso, un cupo pinne musto. Pigio il mosto, tipo il mosto, qualcosa sul mosto. Ci veloce, in giù posto il preveruso, un cupo pinne musto, pigio cupo bevi un musto. Voi è velocissimo. Francesco, potevi dirlo un po' più piano però, che cazzo. Mi arrendo. Sul pozzo del prete rosso c'è una coppa piena di mosto, c'era il mosto. Bravo. Prendi la coppa e bevi il mosto, poi posala sul pozzo del prete rosso. Dovevo dirlo, io non voglio, io odio queste cose che non hanno senso. O meglio, sono divertenti come scioglilingua da dire. Sì, se sai la lingua però. Quindi andiamo avanti con Giovanni, sempre genovese. Se un altro scioglilingua. Finisce il video. Finisce il video. Anche è proprio una bella giornata. Oh. Qua abbiamo del contesto. Oggi è una bella giornata. Oggi è proprio una bella giornata. Il sole è sortito in tu sé. Il sole è sorto nel cielo. E dunque se parla in giro per Sena, se ti piace bella del mondo, per fare una passeggiata e vedere dai monti, ma... Comunque sembra portoghese. Sono uscito a fare una passeggiata, mi sono no, perso qualcosa. No, era qualcosa tipo una bella giornata, una giornata per fare una passeggiata dai monti al mare. Dopo per disna un bello tondo della Yoko, tucu, e dunque tu ti demuasse in shaman. E poi se veniva un po' d'egua, come si dice da noi altri, quando c'ove e luce o su, anche strie fanno la mu. Poi se piove, come si dice da noi, e poi ho detto un detto che sembrava simpatico. Quando piove e luce o su, anche strie fanno la mu. Quando piove, piove c'è il sole. No, luce, secondo me. E non c'è il sole, forse. Secondo me splende, anche le stelle fanno l'amore. Oh! Oggi è proprio una bella giornata. Il sole è sorto nel cielo e dunque si può andare, si capisce tutto, e quindi si può andare in giro per Zena, che sarà una città. Genova. Ah, Genova, giusto, Genova, scusa. Ovvio, la città più bella, bella del mondo, per fare una passeggiata e vedere dai monti al mare. E dopo
per disnai, per la desinare, cena. Cioè per cenare, credo. Questa frase non la capisco. Non lo so neanch'io. E poi se viene un po' d'acqua, come si dice da noi, quando piove e splende il sole. Il sole, anche le stelle fanno l'amore. Come hai fatto a capire che strie era stelle? Anche le streghe fanno l'amore, vedi che non erano le streghe. Vi lascio la traduzione se volete mettere in pausa il video per leggerla. Breve pausa pubblicitaria perché questo video è sponsorizzato da me. Ho appena fatto uscire un corso di pronuncia che si chiama Fonetica Italiana Semplice e vi sta piacendo molto. Un sacco di persone si sono già iscritte e voglio ringraziarle tutte. Se per il momento non vi va di acquistare il corso, vi ricordo che potete provare il mini corso che è tratto da Fonetica Italiana Semplice che si chiama Come imparare la pronuncia dell'italiano, in cui parlo di nozioni più generali, per esempio che cos'è l'italiano neutro, ma anche di come imparare la pronuncia dell'italiano e di ogni lingua attraverso tecniche e metodi che a me hanno aiutato molto e che aiutano molto gli appassionati di lingue, i poliglotti, e penso aiuteranno anche voi. In descrizione trovate sia Come imparare la pronuncia dell'italiano, che è gratis, sia Fonetica Italiana Semplice, che è il corso completo in cui spiego nel dettaglio tutti i suoni dell'italiano. Passiamo al milanese. Claudia ci manda questo. Da matra te chiede quatas te poted minga andà in gir duma con la socca e la camisa messo in giponì che ghera cighera poi te chiede andà dal cervelè a catasù mesetto di jambon bel mager poi te chiede andà dal funde che a catasù la regolissima e dopo passa dal trombè te chiede di che ma fa su come un remisel perché il rubinet che ma giusta in che e va ben no un po' capito, non so tu. È una lista di commissioni. Ok, no. Almeno il contesto tipo, tu ce sì, l'hai. Sì, tipo esci di casa e vai da questo, vai da quello, vai a comprare il prosciutto, vai dall'idraulico, penso. Da matra, te chiede quatas. Domani mattina. Non ho capito niente. Te poted minga andare in giro duma con la socca e la camisa. Non puoi mica andare in giro domani con la giacca e la camicia. Sock. Messo in giponi. Sono giapponese. Sono giapponese. Sono giapponese. Te chiede andare dal cervelè a catasù. Poi devi andare dal macellaio. Come l'hai capita? Non lo so, cervelè mi sembra tipo il perro. Fidati che è il macellaio. A catasù mesetto de jambon, bel mager. Ah, jambon. Mesetto de jambon, bel mager. Mezzo etto di prosciutto. Bello magro. Bello magro. Poi te chiede andà. Dal fondo che... Te chiede tipo devi andare, no? Devi andare. Ah, tu hai da andare. E dopo passa dal trombè. E dopo vai... Passa dal trombè che sarà l'idraulico. Ma come fai a sapere queste perché cose? Perché so tutto! Ti chiedi di... Che gli devi dire. Come un remisel, perché il rubinetto che mi ha aggiustato in che e va ben no. Che il rubinetto che mi ha aggiustato non funziona. Funziona ancora. Sì, comunque se c'è un po' di contesto qualcosa lo puoi indovinare anche se non capisci. Anche qui abbiamo la trascrizione. Da matra. Sarà dopo domani forse. Non puoi so. Mica andare in giro domani con la socca, giacca forse. Io dico giacca. Mettiti un giponino, non so. Una giacchino. Che c'è la schighera, non so cos'è. C'è il venticello. Sarà un vento, è bravo anche secondo me. E poi domani ti senti tutto ingessato. Ah. Se ti prendi l'aria nel collo. Poi devi andare... Oh, devi sì, andare devi andare dal macellaio, dal salumiere a comprare. A cattare, come a cattare. Poi devi andare dal pondeghe. A cattare sulla regolizia, la liquirizia. Ah, vediamo la traduzione. Vabbè dai, anche qui un 70% ce l'abbiamo. Dammi retta, ok, non abbiamo capito niente. Però devi coprirti, non puoi andare in giro solo con la gonna, era la gonna. Cos'era? Ah, è vero, socca, sì. Cioè, devi mettere anche una giacchina, ok. E chi l'aveva detto? Ah, la schighera era la nebbia. Ah, vabbè, c'è la nebbia e poi domani non starai bene, ma tipo domani sei tutto ingessato, vedrai che era giusto. A comprare la liquirizia. Poi passa dall'idraulico a dirgli, mi ha imbrogliato perché il rubinetto che mi ha aggiustato oggi non va. Ok, quindi direi B2 in milanese. Ok, passiamo al Veneto. Non ho un madrelingua, ho il mio amico Eliseo, che è un poliglotta brasiliano e parla veneto. Sentiamo il veneto di un non madrelingua. Buondì vece e vece. Mi sono Eliseo del podcast LingoCast. Eliseo del podcast LingoCast. La pubblicità dovevi metterla, Eliseo. Impari dai migliori. A meno sono mia italiana,
Però la mia bisnonna, lei era della provincia da Varona e ella non parlava mia italiano, solo che la lingua veneta. Sua bisnonna era della provincia di Verona, lei non parlava mica italiano. Cosita, mi amico scominciò a imparare la lingua veneta e anche a scriverla, drio la grafia ufficiale a cenar col Fernando Menegati del progetto Lingua Mare. Lisa si è messa a imparare la lingua veneta, anche la scrittura, insieme a questa persona di un progetto di cui mi ha già parlato, quindi... Ah, quindi tu sai già tutto. A me mi sono assesto inter Brasile, donca parlo anche il portoghese brasiliano. In te la mia famiglia proviamo di mantenere alcune tradizioni venete. Ok. Ok, vabbè, si capisce tutto, dai. Sì. Devo dire la traduzione? No, capitela da sola. E anche a me piace assai a poenta e prosegui il spris. Più veneto dei veneti, Eliseo. Davide, cova a Torin, beviamo uno spritz o un goccio di prosecco. Struco un vecchio, ciao. Mi ha invitato a bere un goccio di spritz e un po' di prosecco. Ok, questo era tutto molto chiaro. Bene, grazie Eliseo, almeno abbiamo capito un audio. Di nuovo vi lascio trascrizione e traduzione se siete interessati. Ok, qua andiamo in territorio davvero a me ignoto. Quindi andiamo sul Triestino. E qua sarà dura. Pronto? Ciao Maria, come ti sta oggi? Ti sei passato freddor? Ah, meno male. Mi stavo cucinando, stavo facendo un minestrone di pasta e fagioli, perché oggi pensa viene a pranzo Gianni. E sa quel che ha 8 gatti, te se lo ricordi? Adesso ti devo lasciare, go proprio fuori, ciao. Questa era una conversazione livello A2 da libro di testo, sì. Quindi era una chiamata, come stai, hai ancora il raffreddore, eccetera. Io sto cucinando, tra un po' viene persona X che ha 8 gatti. Adesso ti devo lasciare, go proprio fuori, ciao. Ho proprio fretta, forse. Ah, sì, che ho proprio fretta. Beh, questo è il migliore finora. C'eravamo, però era anche più semplice da capire. Triestino numero 2, Mike. El vin, ze el latte de veci. Fine. Il vino è il latte dei vecchi. Bellissimo. Friulano. Non so cosa cambi tra triestino e friulano. E io un erube, sono tu un ebreo, che clame d'onge, dote la fame. Ok, questo non l'ho capito proprio minimamente. E io un erube, sono tu un ebreo, che clame d'onge, dote la fame. Tutta la famiglia, o che mi fa male, che mi duole tutta la... La famiglia. Tutta la famiglia. C'è una trascrizione. Comunque non aiuta. C'è una cosa su una tavoletta che convoca... Ah, un indovinello che convoca tutta la famiglia. C'è una cosa su una tavoletta... È il bagno. No, un tavolo, non tavoletta. La pasta, la polenta. La polenta. Guarda, Mike abita in Kentucky, cresciuto a Buenos Aires, figlio di friulani e veneti. Grande. Pazzesco, grande. Bene, poi abbiamo una nostra conoscenza, Matteo Marcucci, regista con cui ho fatto 2 cortometraggi, che parla fanese, quindi varietà del marchigiano. Ieri sono gita a Manier, sono amica mia, mi è piaciuto quel che aveva in Manier, però l'amica mia si è comportata messa a camariere e a cucina se può fare. Ok, ieri siamo andati a mangiare con un mio amico. Con un mio amico, mi è piaciuto quello che abbiamo mangiato. Però poi c'è un momento di rottura che non ho capito. L'amica mia si è comportata messa al cameriere. La mia amica si è comportata male col cameriere. Sì, sarà male. E a così non si può fare. E così non si fa. Così non si può fare. Così non si fa. Non ho la soluzione di Matteo questo. Matteo non ci ha... Matteo, che cosa vuol dire quello che hai detto? Che cosa ci volevi dire? Credo che siamo sulla buona strada però. Sì. Bene, scrivetemi un commento se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta l'idea, perché se così è, pubblicherò la seconda parte con i dialetti del centro-sud. Fatemi anche sapere se siete stati in grado di capire, se siete stranieri, quanto è stato difficile capire ognuno dei messaggi, ma anche se siete parte del mio minoritario pubblico di madrelingua italiani. E infine, per chi impara l'italiano, ricordo anche il Podcast Italiano Club, la mia pagina su Patreon, a cui potete abbonarvi, pagare una piccolissima somma ogni mese e avere accesso a tantissimi materiali esclusivi che ho creato in passato e a tutti quelli nuovi che creo di mese in mese. Ci sono più di 700 persone iscritte che apprezzano molto i contenuti che offro, quindi penso piacerà anche a voi. Andate a dare un'occhiata al club. Vi ringrazio per aver visto questo video. Alla prossima. Ciao ciao.